ma ancor di più di chi diventa saggio. Qui siamo nella cosiddetta dépendance della proprietà di Franco, ed è quella dépendance che lui mi ha messo a disposizione. Qui dietro c'è l'Etna, e l'Etna si fa sentire in tutti i sensi, ma anche proprio come forza naturale, un posto molto, molto forte, molto magnetico. Noi siamo silenzio, è questo qui il discorso. Per cui trovare questo silenzio è trovare se stessi. Credo che Franco lo abbia scelto per questo. E quanti personaggi inutili ho indossato. Io e la mia... Una persona che fa un percorso di vita interiore arriva a chiedersi effettivamente chi sono io, credo con una consapevolezza che a 9 anni non puoi avere, non è possibile, no? Però già il fatto di chiederselo a quell'età significa che c'è, come diceva Franco, no? Il vizio già c'era. E certi accadimenti poi, insomma, che a volte paiono coincidenze, o certe attitudini naturali, certi incontri, le ha sempre chiaramente sollecitato ad approfondire e a studiare tanto anche su questo, sui temi del misticismo, della spiritualità, della ricerca. E lui ha sempre cercato di dire: prendo quello che per me è bene, no? Diceva, non il meglio, il bene. Insomma, è un elemento fondamentale nel suo lavoro, ma mi piace molto come lo utilizza nella sua musica. Sono rimasto colpito quando ho iniziato ad andare ai suoi concerti. C'erano bambini di 6 anni e adulti di 90 che cantavano questi testi che naturalmente funzionavano a diversi livelli di comprensione. C'era qualcosa di ecumenico in questa sua capacità di mettere insieme le persone. Bringing people together. Lui con questa chitarrina acustica mi comincia a far sentire delle cose. E effettivamente ho notato subito la stoffa. Più vedo te, più ascolto te e più ti amo. Gli ho proposto, ho detto: senti Francesco, perché non vieni a Roma alla RCA e fai un provino? Sei esibito con E più ti amo. Finita l'esibizione, gli hanno detto il classico: le faremo sapere. Dopodiché ancora lo devono far sapere. Certo ci fu qualche tempesta, anni da... A malincuore è dovuto rientrare in Sicilia. Comunque io gli ho detto: Francesco, guarda, non ti demoralizzare, perché non è che la vita finisce con una audizione. Teniamoci in contatto, perché la cosa non deve assolutamente finire lì. Ricordo che passeggiavamo, come era uso, credo che sia anche oggi così, però non lo so, criticavamo dalla mattina alla sera il paese, l'invivibilità, il fatto che non ci fosse niente. Io sono passato all'azione, l'ho abbandonato immediatamente. Ricordi, sbocciavano le viole con le nostre parole. Non ci lasceremo mai, mai e poi mai. Mi posso immaginare un ragazzo 19enne che è da riposto, che io conosco, si trasferisce a Milano, che sono solo 1200 chilometri oggi, si fanno in un'ora in aereo, un'ora e un quarto. All'epoca ci voleva un viaggio di un giorno e non sapevi dove stavi arrivando. Porta romana bella, porta romana. Era un'Italia e una Milano per noi, donne e uomini della nostra generazione,
semplicemente inimmaginabile. Passa un ciclista e canta, la voce si allontana. Il viaggio, il cercare altrove la risposta alle proprie domande è una caratteristica che in qualche modo nasce insieme al tuo DNA di ragazzo del sud. Porta Romana. Lui è andato in un luogo dove le cose capitavano, mentre in Sicilia non capitava assolutamente nulla. Avevo 19 anni, 19 e mezzo per essere esatto, e quindi in Galleria del Corso, Vittorio Emanuele, piena di addobbi, questo Natale che pullula con tutta la gente con cappotti, cappelli, così. E anche se avevo delle difficoltà economiche notevoli, stavo da Dio. Gli inizi sono sempre molto difficili. Non c'è solo il problema di farsi notare dalle case discografiche, si tratta di capire cosa si è in grado di inventare per distinguersi. Battiato mette in atto uno stratagemma, frutto di una passione che si rintraccia spesso nella sua musica. La passione per le lingue straniere e i dialetti. Ecco un'altra risposta a quella domanda. Io sono uno che sa far risuonare le parole anche gli idiomi sconosciuti, quelli che ancora non esistono. A meno che a inventarli non sia io.